Questa sera abbiamo condiviso un po' tutto, abbiamo condiviso il freddo, abbiamo condiviso l'amicizia, abbiamo condiviso la gioia dello stringere la mano, la gioia di guardare queste luci. Tutto questo è segno di quanto noi abbiamo bisogno di esprimere quella gioia che portiamo dentro di noi. Non possiamo vivere da soli, non possiamo bastare a noi stessi. E la testimonianza di fede della Vergine Martire Lucia è per noi tutti un invito a fondare la felicità della nostra vita, la gioia sul Signore. Molte volte noi pensiamo che possiamo essere felici solo avendo tante cose, solo confidando nelle nostre forze, solo confidando nelle nostre possibilità. La gioia vera invece è quella che non passa, si fonda su Dio e si fonda in noi. E allora con questi sentimenti voglio esprimere il mio grazie vero e sincero innanzitutto alla Confraternita della Passione, che di anno in anno migliora sicuramente il suo impegno da tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista organizzativo, ma spirituale, umano. E colgo l'occasione per esprimere i più sinceri auguri di un Santo Natale. Che questo Natale sia per le nostre famiglie un Natale di pace, di serenità, di amore. Portiamo con noi questa sera e nei prossimi giorni che ci separano dal Natale la gioia di quello che abbiamo vissuto. Perché tutto quello che abbiamo vissuto è dono di Dio e Dio è presente in mezzo a noi. Grazie e auguri a tutti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie a Dio. Santa Lucia, Vergine Martire, prega per noi. E viva Santa Lucia! Parola. Questa sera pensavo che per me questa è già la sesta processione e voglio dire grazie a voi tutti perché per me questa è una grande testimonianza di fede e al tempo stesso dobbiamo saper custodire, conservare e trasmettere alle nuove generazioni le nostre tradizioni, i nostri segni, perché rappresentano la nostra identità più profonda, le quali non dobbiamo mai rinnegare. E allora veramente grazie di nuovo a tutti e buona serata. Sì, qua. Tu soffri? Me li prende pure.